significación tiene para la iglesia de Bérgamo celebrar 60 años de hermandad, de amistad y de misión en Bolivia? Il primo significato è la riconoscenza, una storia lunga, tante persone, tanti sacerdoti, religiose, tanti laici, e quindi celebrare i 60 anni significa innanzitutto essere riconoscenti a tutte queste persone, alcune sono morte, e essere riconoscenti a Dio che ha sostenuto una storia di missione che a Bergamo riteniamo molto importante e mi sembra sia anche molto importante in Bolivia. Insieme al riconoscimento c'è una nuova consapevolezza della nostra presenza in Bolivia. Oggi i numeri diminuiscono, non sono più così numerose le presenze di preti, di sacerdoti, di religiose, di laici in Bolivia. E quindi dobbiamo riuscire a cogliere il significato della presenza oggi in Bolivia. E questo significato, secondo me, è molto caratterizzato, e quindi parlo già anche della prospettiva del futuro, da una cooperazione tra le diocesi di Bolivia e la diocesi di Bergamo. Quindi uno scambio di persone, di esperienze, di testimonianze tra la Chiesa di Bolivia, la Chiesa italiana, ma particolarmente la Chiesa e la diocesi di Bergamo. Actualmente, ¿cuántos misioneros hay a nivel de Bolivia? In questo momento abbiamo 9 sacerdoti, alcune religiose, una ventina possiamo dire, forse di religiose, persone consacrate, e laici quanti saranno tra gli anziani e i nuovi? Una quindicina, 15. Diventa religiosa, sì.